Comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore Xavier Cobelli. Ciao direttore. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Allora, il punto sulla nazionale. Io e te siamo sempre stati molto cauti, direttore, perché detto, dopo quell'europeo giocato così, diamo valutazioni giuste ma equilibrate, però indicazioni positive stanno cominciando ad arrivare, quindi c'è motivo di essere ottimisti. Ma intanto l'indicazione più positiva in termini squisitamente legati al prossimo sorteggio che si terrà il 13 di dicembre a Zurigo per definire i gironi della fase di qualificazione ai mondiali del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, è una notizia positiva che è arrivata stamane, perché grazie al successo della Spagna sulla Serbia l'Italia è praticamente certa di essere testa di serie al sorteggio stesso, e quindi le basterà un punto nelle prossime due partite dal punto di vista strettamente aritmetico, ma dal punto di vista virtuale il risultato della Spagna ha consentito agli azzurri di guadagnare già con due giornate di anticipo la qualifica in testa di serie, ed era la cosa più importante, perché la Nations League a questo serve: tanto più lontano arrivi, quanto meglio ti piazzi nella griglia di sorteggio del campionato del mondo. Come tu hai ricordato, dopo due qualificazioni fallite è evidente che l'obiettivo minimo sia quello di centrarla, la qualificazione al campionato del mondo che si terrà nel 2026. Ciò detto, per quanto riguarda invece il gioco, nella stessa misura in cui eravamo stati fortemente critici alla luce del disastro durante l'ultima fase dell'Europeo in Germania nel giugno scorso, è oggi doveroso sottolineare i grandi progressi compiuti dalla nazionale e concretizzatisi nel cammino nel gruppo 2 della Serie A della Nations League, che ha visto l'Italia sinora segnare anche 11 gol con 7 giocatori diversi. Buon segno. Sì, sì, che ti dà soprattutto il senso del gruppo, no? Perché laddove magari manca quel talento che fa la differenza da solo, si lavora al gruppo per valorizzare i singoli e far sì che sia il gruppo poi a trovare, a fare la differenza più che il singolo. Ma certamente sì, ma d'altra parte ci sono anche delle spiccate individualità, come non pensare a Frattesi, che è il capocannoniere della gestione Spalletti con 8 gol in 23 partite, a Retegui, che è il capocannoniere del campionato con 7 gol in 7 partite, così come Thuram, e che è andato a segno un'altra volta, realizzando la sesta rete in azzurro nell'arco di 16 presenze, ma soltanto due di queste 16 complete. E poi ovviamente Ricci a centrocampo, un'altra nota molto positiva. Sì. Tonali, Di Marco, che in questo momento è uno dei migliori terzini di fascia del calcio internazionale. Insomma, credo che dalla vittoria su Israele siano scaturite molte indicazioni positive che inducano Spalletti non soltanto a non abbassare la guardia in vista degli incontri di novembre, che per quanto platonici ai fini della qualifica di testa di serie al prossimo sorteggio dei mondiali, saranno incontri di grande prestigio, di grande importanza, con il Belgio a Bruxelles, con la Francia e l'Italia, ma soprattutto è importante che questa sia una nazionale giovane che disponga di ulteriori margini di progresso. E peraltro, a proposito di giovani, dobbiamo complimentarci con l'Under 21 di Nunziata, sì, che pareggiando con l'Irlanda si è qualificata per la fase finale dell'Europeo. A dimostrazione una volta di più che i talenti italiani esistano e come, ma bisogna evidentemente essere capaci, come fa Nunziata con l'Under 21 e come sta facendo adesso Spalletti valorizzando i giovani che si mettono in luce in campionato, bisogna essere capaci di valorizzarli. Certo, direttore, e non c'era Barella nella nazionale maggiore, quindi poi quando tornerà Barella diventerà un dolce problema per Spalletti lasciar fuori qualcuno, no? Perché adesso al centrocampo dell'Italia tante soluzioni ce l'ha, ce l'abbiamo anche sugli esterni, l'abbiamo raccontato, Di Marco da una parte, Cambiasso dall'altra, ma volendo possono subentrare Udogie e Bellanova, insomma stiamo crescendo come opzioni anche di gruppo, no? E quindi questo sicuramente può essere un lato positivo su cui lavorare, quindi il bilancio diciamo che è un bilancio positivo. Prima di entrare a fondo invece per quanto riguarda le tematiche della prossima giornata di campionato, che regala tante indicazioni, direttore, o comunque potrebbe dare tante indicazioni, tanto si devono giocare le partite, ti chiedo sulla questione delle infiltrazioni criminali nelle curve. Noi, come spesso abbiamo detto, dobbiamo aspettare i giudizi, dobbiamo aspettare i vari gradi di giudizio, dobbiamo aspettare che venga messo nero su bianco sulle indagini, un'indagine che probabilmente è partita molto tempo fa, poi i fatti degli assassini, gli omicidi, insomma, hanno accelerato la volontà di andare a fondo su questa situazione. Però una cosa da cronisti la possiamo dire, o meglio, possiamo notarla: il silenzio
di Inter e Milan che si limitano a dire noi siamo estranei ai fatti, per carità, fino a prova contraria è quello che avviene. Però poi ti tornano negli occhi un po' il famoso rendezvous sotto la curva del Milan, quando i tifosi del Milan chiamavano al rapporto la squadra, le foto magari del capotifoso dell'Inter con la Coppa Italia in mano. E la domanda nasce spontanea, ma davvero non sapevano quello che succedeva? E perché restare in silenzio in questa fase? Vincenzo, io credo che sotto questo, soprattutto quando c'è un'inchiesta giudiziaria in corso, non è mai possibile esprimere delle valutazioni che siano complete e totali, che riguardino anche chi in questa inchiesta è coinvolto. Quindi in questo momento credo che a parlare siano e possano e debbano essere le indagini degli investigatori. Qualunque altro commento, secondo me, sarebbe improprio. Quindi per adesso ci limitiamo a guardare, a vedere, poi quando sarà, tireremo fuori, capiremo chi è che ha agito bene, chi è che ha agito male, insomma, fiducia nella giustizia che possa poi, riuscire a riportare un po' di ordine, detto che poi, è successo là, ma bisognerebbe guardare ad ampio spettro un po' dappertutto, perché purtroppo è così. Ci sono delle scorie che le pause a volte concedono, per quanto riguarda i giocatori infortunati. Adesso capiremo anche le condizioni di Guendouzi nella sfida tra Lazio e Juventus. Juventus che ha un'ecatombe a centrocampo, cercherà di recupererà sicuramente Timothy Weah, cercherà di recuperare Koopmeiners, ma sarà complicato. Giocherebbe eventualmente con una vera e propria armatura. E insomma, si andrà incontro anche a partite un po' condizionate dai tanti infortuni di questa prima parte, di cui già parlammo. Direttore, tirasti fuori quella casistica sui crociati già partiti, eccetera, che fanno riflettere molto. È un campionato che sarà molto condizionato, secondo te, dagli infortuni. Ma lo è già perché se pensi che dall'inizio dell'anno solare gli infortuni più gravi, cioè quelli della rottura dei legamenti crociati, assommano a 39. Dall'inizio di questa stagione c'è chi addirittura non ha potuto cominciarla la stagione come Scamacca che si infortunò nel precampionato. E poi proseguendo arriviamo a Bremer, arriviamo a Zapata che è appena stato operato e al quale auguriamo ovviamente di bruciare i tempi di guarigione così come a Bremer stesso, così come agli altri giocatori che sono stati costretti ad arrendersi a questi gravi infortuni. Quindi fatalmente la capacità degli allenatori di ottimizzare le risorse a loro disposizione risulterà decisiva, soprattutto quando arriverà la primavera, quando si entrerà nella fase che deciderà sia l'esito della corsa allo scudetto sia anche il cammino nelle competizioni internazionali della UEFA. Condizionamenti che arriveranno. Adesso arriva un lungo tratto prima della prossima pausa che metterà i vari top club in un percorso, no? Tra coppe e campionato, si lancia un'altra piccola volata. Tu hai una proiezione tua personale, cioè hai la sensazione che questa volata possa stabilire da qui alla prossima pausa per la nazionale una gerarchia lì in vetta alla classifica. Quali sono le squadre che secondo te possono lanciare un po' di più la fuga, tra virgolette? Ma sai, la gerarchia verrà sicuramente stabilita da partite che, a cominciare da quelle previste nel Il prossimo prossimo turno, sì. weekend, come non pensare al confronto tra Juve Lazio e Roma e Inter. Ma l'esperienza ci insegna che dopo una sosta della nazionale si possono anche registrare risultati sorprendenti, fermo restando il fatto che si riparta da una classifica alquanto equilibrata che vede comunque il Napoli in testa, con pieno merito, perché prima della sosta la formazione di Antonio Conte si era confermata la più brillante, ma ci sono anche altre squadre che vivono un periodo alquanto positivo, come non pensare alla Lazio Eh sì. di Baroni, che alle spalle si è lasciata quattro vittorie consecutive ed è capolista del girone unico di Europa League, la stessa Udinese che è a pari merito con Lazio e Juve. A 13 punti, 3 in meno rispetto a Napoli, all'Inter, che è vero, ha manifestato una fragilità difensiva inopinata, ma è seconda in classifica, 2 punti dal Napoli. Il Milan ha appena ribadito e ha fatto bene la piena fiducia in Fonseca, però è già distante 5 punti dal Napoli stesso e deve recuperare. L'Atalanta è in piena risalita. Quindi, sai, il fascino di questo campionato è il suo equilibrio in questo momento. Poi verrà sicuramente rotto nel prosieguo di questo mese che ci separa dalla terza e ultima sosta dell'anno, di questa stagione, ma è altrettanto vero che l'equilibrio è tale che può essere rotto dalle formazioni, penso soprattutto al Napoli, capaci di
di imprimere una accelerazione al loro cammino, anche perché l'abbiamo detto e non possiamo che ribadirlo, anche perché poi la settimana prossima torneranno in scena le coppe europee. La formazione di Antonio Conte, suo malgrado, ha l'impegno del campionato, quello della Coppa Italia, quindi può concentrarsi su un torneo che in questo momento la vede assolutamente grande protagonista, anche sotto l'aspetto squisitamente della qualità del gioco che Conte ha saputo dare. Si comincia con la trasferta di Empoli, poi l'incontro casalingo con il Lecce, poi il 29 di ottobre ci sarà un confronto diretto con il Milan a San Siro e poi l'Atalanta il 3 novembre per arrivare al 10 novembre a Inter-Napoli. Ecco, allora potremmo dire molte cose all'epoca le chance tricolori della squadra di Antonio Conte. Esatto, perché poi insomma adesso è stato un periodo in cui ha affrontato squadre, a parte la Juventus, un po' alla portata, diciamo così, però sono partite che devi comunque vincere perché sono lì che si nascondono le insidie, e lì il Napoli si è dimostrato squadra solida. Adesso ecco, c'è un'altra prova del 9, dovesse mancare Lobotka nella gara ad Empoli, squadra tra le più in forma di questo inizio campionato, anche questa può diventare una prova, vedere come funzionerà il Napoli senza Lobotka, uno dei giocatori sicuramente più importanti, su un campo contro una squadra così complicata da affrontare in questo momento come l'Empoli. Ma sai, è un'occasione importante per Gilmour, che tra l'altro ha brillato insieme con McTominay nella Scozia durante questa sosta di Nations League. Gilmour, che è il centrocampista al quale ovviamente Conte, in assenza di Lobotka, affiderà la regia della formazione partenopea. Lobotka è un calciatore così importante, non scopriamo certamente adesso il suo ruolo, che era stato determinante nella conquista del terzo storico scudetto partenopeo, che è tornato ai massimi livelli di rendimento, così come, e anche questo è un effetto della cura Conte, vogliamo parlare di Di Lorenzo, che ha segnato la prima doppietta in maglia azzurra, era anche capitano in assenza di Donnarumma, ha disputato una prima prova e ci ha ricordato ed ha riportato se stesso ai livelli di rendimento dell'Europeo 2021 e del terzo storico scudetto napoletano. Quindi la cura Conte sta facendo molti corroboranti effetti sul Napoli, sui suoi giocatori più rappresentativi. E per Gilmour la partita di Empoli diventa un'opportunità veramente preziosa. Oh, poi a proposito di Lorenzo, direttore, lì eravamo stati anche tutti noi un po' dall'Europeo, come mai insiste, a furia di insistere, poi Spalletti l'ha vinta questa sua scommessa personale, no? Oh, sta vincendo. Ma sai, nella carriera di un allenatore, la carriera di un allenatore in alcuni periodi è legata a determinati giocatori, e sicuramente Di Lorenzo è uno fra questi, perché anche, e questo deve essere un merito ascritto a Spalletti, che lo ha difeso dalle critiche, alcune delle quali legate ad un calo di rendimento, ma è un calo di rendimento che possiamo definire fisiologico, non è che tutte le stagioni disputate da un calciatore siano sempre ai massimi livelli, diversi sono i fattori. Peraltro Di Lorenzo era stato risucchiato suo malgrado nella crisi di gioco del Napoli dell'ultima stagione, e aveva anche ricevuto critiche molto spesso ingenerose e irriconoscenti rispetto a ciò di cui era stato capace nel passato con la maglia del Napoli. Adesso si è ripreso nel modo migliore un ruolo da protagonista sia nel Napoli e sia in nazionale. Parlavi prima di Milan, poi entreremo nel vivo delle altre partite estremamente interessanti dove che ci porta a fare tante analisi, però parlavi del Milan, quante volte già dopo poche giornate di campionato, direttore, al 16 ottobre, Fonseca sì, Fonseca no. È chiaro che adesso però si gioca tanto, no, Fonseca, sulla credibilità più che altro, non nostra, ma dell'ambiente, eccetera, probabilmente anche della società. Ti chiedo, nella prossima gara con l'Udinese, altra squadra difficile da affrontare in questo momento, senza Tio, con un provvedimento, con una delle scelte che probabilmente cercheranno di portare un po' più di disciplina all'interno dello spogliatoio, può essere una gara sotto tanti punti di vista chiave per riacquistare tutta la credibilità di Fonseca? Ma, a proposito di partite particolarmente significative, c'è quella con l'Udinese, di cui abbiamo detto, e la squadra friulana merita molti grande complimenti per il suo brillante avvio di stagione. Ma poi a ruota martedì ci sarà il Bruges in Champions League, e sappiamo quanto in Champions League il Milan non possa più sbagliare dopo le due sconfitte in Italia. Poi la trasferta di Bologna e a chiudere il mese l'incontro interno con il Napoli. Diciamo che questi quattro incontri ci diranno
dove possa arrivare il Milan di Fonseca e come possa giocare il Milan di Fonseca. Rammento anche che nei due incontri di campionato che la squadra rossonera dovrà giocare non disporrà di Teo Hernandez. Se fosse la squalifica guadagnata peraltro dopo la conclusione della partita di Firenze, come la cronaca ci ha raccontato di quell'incontro, forse servirà al nazionale francese per ricaricare le pile, perché ultimamente era stato tradito da un eccesso di nervosismo. Ti faccio fare un po' il dirigente, direttore, ti faccio spogliare i panni del giornalista esimio, quale sei, ti faccio fare il direttore sportivo. Dovesse andare male con l'Udinese, al netto della gara che c'è col Brucia, tu faresti delle riflessioni pur avendo stima in Fonseca? No, non farei delle riflessioni, farei delle considerazioni, ma sai, se ogni partita diventa un giudizio di Dio per questo allenatore, che comunque in questo momento ha il diritto di essere giudicato non alla metà di ottobre, ma al termine del campionato, diventa molto complicato anche dal punto di vista psicologico a vivere l'esperienza che sta vivendo nel Milan. C'è una società che ha dichiarato, ha fatto sapere, non ufficialmente, ma evidentemente tramite i canali della sua comunicazione, quanto la fiducia nel tecnico non sia assolutamente in discussione, sia sotto gli occhi di tutti, e quindi è evidente che lungo questa strada sia necessario proseguire. Le formazioni che cambia l'allenatore a volte nel tratto iniziale accusano risultati altalenanti. Rammento come caso scuola quello di Gasperini. Gasperini nel 2016 assume la guida dell'Atalanta e incassa 4 sconfitte nelle prime 5 partite. Dopodiché però la società Atalanta, per bocca del suo presidente Antonio Percassi, dice ai giocatori: sappiate che vinciate o perdiate con il Napoli, Gasperini rimarrà l'allenatore, quindi conferma la sua fiducia nel tecnico, e poi da lì parte la irresistibile ascesa di Gasperini e dell'Atalanta. È evidente che si tratti di un altro contesto, ma è altrettanto evidente che in questo momento, se c'è una cosa di cui Fonseca e il Milan hanno bisogno, è il sostegno dei loro tifosi. Poi ci sarà sabato sera questo interessantissimo Juventus-Lazio, una prova di maturità per entrambe. Però da una parte arriva la spensierata Lazio, perché sta facendo bene, perché è leggera, perché per adesso sta dimostrando grande crescita e grande feeling con un allenatore molto bravo a valorizzare quello che ha. Dall'altra parte prova con più pensieri, più la pensierosa Juventus, perché in casa l'Allianz praticamente ha vinto solo la prima contro il Como, poi le ha pareggiate tutte tranne quella in Champions col PSV, pareggi che cominciano a diventare comunque fastidiosi quantomeno. Non so se è caduta la linea, che ho sentito un rumore, quindi probabilmente sarà caduta la connessione con il direttore Jacobelli. Allora la recuperiamo nel frattempo, così completo la domanda. Dicevo intanto che chiaramente la Juventus invece ha un pensiero diverso, ha una pesantezza diversa, una responsabilità in più, perché questa è una gara che non può assolutamente perdere, deve cominciare a vincere in casa per dare un segnale importante a se stessa, più che altro, tutto questo anche al netto di tante assenze, e abbiamo recuperato il direttore, dicevo, di una Juventus che invece è un po' più pensierosa, perché comunque all'Allianz non vince da un po', dalla prima di campionato, tranne la partita di Champions contro il PSV, pareggi, ognuno diverso dall'altro, per carità, che però alimentano pensieri, il tutto con delle assenze abbastanza rilevanti. Quindi che partita dobbiamo aspettarci? Ma sai, Vincenzo, tu hai fatto ricorso a due aggettivi quanto mai appropriati per definire la Lazio spensierata e la Juventus pensierosa. Sono due aggettivi che riflettono lo stato d'animo delle due squadre, perché da un lato abbiamo la formazione di Baroni lanciatissima, 4 vittorie consecutive, capolista del girone unico di Europa League, ma soprattutto qualità di un gioco offensivo che, se io rammento i commenti alla nomina di Baroni quale allenatore della Lazio, i commenti estivi, fatico a trovare espressioni che alimentassero l'ottimismo sull'inizio di campionato della formazione capitolina. E invece non è stato così, e questo suona ulteriore merito di un tecnico che sta sfruttando nel modo migliore l'opportunità, la grande opportunità a livello nazionale e internazionale offerta dal club di Lotito. Dall'altra parte c'è una Juventus che, se non vado errato, la contabilità aggiornata ci dice non potrà contare su 6 giocatori per via degli infortuni. E poi c'è il caso Danilo, che vede quello che era nella passata stagione il capitano bianconero escluso anche dalla nazionale, ufficialmente per motivi di rotazione, in realtà perché è evidente che se Danilo non gioca con la continuità da titolare necessaria per conservare anche il posto
in nazionale perde anche questa opportunità. Vedremo quali saranno le scelte di Motta, però io continuo a pensare che il coraggio di questo allenatore, che non esita nei momenti di difficoltà ad attingere alle energie dei ragazzi cresciuti nel next gen, lo premierà. È evidente però che sulla carta il pronostico sia in questo momento veda favorita la Lazio proprio per la qualità del gioco che la formazione biancoceleste ha espresso nelle ultime partite. Qual è il grande problema della Juventus, se c'è un problema? Il fatto di non avere ancora un alter ego a Vlahovic, il fatto che tanti giocatori, in primis gli due acquisti più importanti, Douglas Luiz e Thuram, non abbiano ancora per adesso funzionato, poi c'è quello più importante che è Koumenes, però sappiamo che è un problema puramente, soprattutto fisico. Adattamenti generali dell'allenatore, dei giocatori, il coraggio di Thiago Motta anch'io l'apprezzo tantissimo e secondo me comunque ha fatto già vedere la sua mano, è una mano importante, però qual è l'aspetto che funziona di meno in questo momento nella Juventus? Ma sai, il problema deriva dagli infortuni, dalle assenze. Credo che l'emblema di questa situazione delicata sia Koumenes, che è l'uomo inseguito per tutta l'estate, il giocatore che nei piani della Juventus risulta essere la panacea dei mali di un centrocampo, quelli della passata stagione che andava a singhiozzo, che non era certamente competitivo, ma che purtroppo in questo momento ha le prese con una frattura leggermente scomposta della seconda costola e che gli impedisce di essere a disposizione di Thiago Motta per la gara con la Lazio. È chiaro che toccherà al tecnico studiare soluzioni alternative, potrebbe essere l'avanzamento di Fagioli sul tre quarti, così come Ildiz avanzato per coordinare ancora di più la manovra offensiva con Vlahovic. Dipenderà dalle scelte di Motta, perché la partita con la Lazio risulta essere un passaggio alquanto significativo dell'esperienza bianconera dell'ex tecnico del Bologna. Però questa squadra in campionato, ma soprattutto direi in Champions League, in riferimento alla partita di Lipsia, ha dimostrato di sapersi esaltare nelle difficoltà. E quindi questo alimenta l'attesa per vedere come andrà a finire con la Lazio. Roma-Inter, altra partita estremamente intrigante, perché è un Inter magari meno cannibale rispetto alle passate stagioni, più fragile magari lì dietro, ma è una Roma assolutamente in confusione, societaria, di identità. Oggi è tornato a parlare anche, abbiamo letto sulle pagine del Messaggero, Walter Sabatini, che ha parlato di entrambe, diciamo, le situazioni. Su De Rossi ha detto: io non l'avrei mai cacciato, se lo richiamassero farebbero male sia per Juric che per Daniele, tornerebbe nello spogliatoio depotenziato. Però sostanzialmente è un Sabatini un po' critico con i Friedkin, dicendo non hanno capito dove si trovano. Partiamo proprio dalle parole di Sabatini, che poi elogia anche Marotta dall'altra parte, un grandissimo, e io insomma dice no, ho fatto male, parafraso, a lasciare l'Inter. Direttore. Ma sai, io ho letto anche con grande interesse l'intervista che Ivan Zazzaroni ha scritto, l'intervista con Juric sul Corriere dello Sport, e devo dire che Juric va decisamente controcorrente rispetto alla situazione odierna di una Roma che definire delicata potrebbe sembrare un eufemismo, perché evidentemente lo shock per l'esonero di De Rossi non è stato per nulla assorbito dalla tifoseria e dall'ambiente, perché nonostante abbia inanellato 7 punti nelle prime 3 partite di campionato, Juric non ha ancora convinto tutti i sostenitori giallorossi della bontà della scelta del Friedkin, perché l'assenza o comunque il silenzio, comunque la lontananza della proprietà americana dalla tifoseria della Roma stessa non è un segnale che contribuisca a rassicurarla, e soprattutto è evidente che ci sia un difetto di comunicazione, perché con i tifosi bisogna parlare sempre nella buona come nella cattiva sorte, certo. Non limitarsi a dei comunicati quando acquisisci una società inglese, ma riaffermi la tua volontà di continuare ad investire in quella italiana. Ciò detto, penso che l'ottimismo manifestato da Juric non sia frutto di una congiuntura astrale positiva, ma soprattutto dalla constatazione del lavoro fatto in queste settimane alla guida della Roma. Anche la difesa di Pellegrini ho apprezzato molto, perché è un giocatore, a mio avviso, eccessivamente criticato, e soprattutto quando gioca in casa, dove dovrebbe trovare invece il pieno sostegno della propria tifoseria. Ma più in generale penso che l'Inter capiti a proposito, perché è una partita che
che non ha bisogno di essere, come dire, preparata con particolari motivazioni, perché è il confronto con i campioni d'Italia in carica e conosciamo benissimo il loro valore. Ecco, una partita come questa può mettere alla prova l'orgoglio della squadra e quindi può essere, in caso di vittoria, il volano per una ripartenza, o invece, in caso di risultato negativo, può determinare una situazione ancora più complicata. Ma a giudicare dalle parole di Juric, credo che si avvicini a questo incontro con grande ottimismo. E questo fa capire in tutti i dettagli che abbiamo raccontato quanto sarà interessante il ritorno in campo di questa Serie A, che insomma ci racconterà tante storie, probabilmente darà altrettanti finali diversi con decisioni congelate oppure prese. Sarà tutto molto interessante, come sempre grazie al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore. Come sempre grazie a te e buona giornata.